annuncia che Gesù è vivo. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo è risorto, buona giornata carissimi amici e buon inizio settimana. Accogliamo con grande gioia la parola di oggi che ci viene da Giovanni 20, 1, 2, 11, 18. Il primo giorno della settimana, Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove lo hanno posto». Maria stava all'esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. Mentre piangeva, si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti, seduti l'uno dalla parte del capo e l'altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: «Donna, perché piangi?» Rispose loro: «Hanno portato via il mio Signore e non so dove lo hanno posto». Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?» Ella, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: «Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove lo hai posto e io andrò a prenderlo». Gesù le disse: «Maria». Ella si voltò e gli disse in ebraico: «Rabbuni», che significa «maestro». Gesù le disse: «Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre, ma vada ai miei fratelli e di loro: salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro». Maria di Magdala andò ad annunciare ai discepoli: «Ho visto il Signore e ciò che le aveva detto». Amen. Carissimi, oggi nella liturgia ricordiamo questa bellissima memoria di questa donna, Maria di Magdala. Una donna che ha cambiato la propria vita quando ha deciso di seguire Gesù e di accoglierlo come proprio maestro e signore della vita. Vediamo gli attimi più particolari della vita sua e la relazione con Gesù, proprio dopo la morte, addirittura verso la risurrezione, verso il tempo nuovo, verso quel tempo in cui Gesù sta per ascendere al cielo. Maria, da un lato, veniva da un passato dove si ricordava che il proprio maestro era morto sulla croce e lo aveva visto e piangeva e, vedendo il sepolcro vuoto, lo cercava. Ma non cercava lui vivo, ma cercava il cadavere, credendo che qualcuno lo avesse nascosto o rubato. Gesù invece appare, da risorto davanti a lei. Lei non lo riconosce e Gesù le dice e le chiede: «Che cosa cerchi? Perché piangi?» Cari amici, quante volte anche noi abbiamo lo stesso atteggiamento di Maria. Gesù è risorto, Gesù è vivo, eppure noi non lo vediamo. Lui si presenta a noi e noi non lo riconosciamo. C'è una modalità in cui Gesù si fa riconoscere da Maria. La chiama per nome, Maria. Giovanni 10, l'evangelista, riporta a noi il discorso di Gesù: «Io sono il buon pastore». Il buon pastore conosce le pecore e le chiama una a una, le chiama per nome. Ecco il buon pastore che risorge e chiama la sua discepola per nome, Maria. Che bello essere chiamati dal buon pastore. Maria a quella parola si volta, lo guarda e le dice: «Eccomi, maestro, sono qui, voglio seguirti ancora». Oggi è un episodio davvero forte, perché Gesù poi le dice: «Non mi trattenere, ma va ad annunciare che io sono risorto, che sto andando al Padre». Questo è il comandamento, questa è la missione che oggi Dio ci affida. Va ad annunciare ai tuoi fratelli, ai tuoi amici, alla tua casa, ai tuoi parenti, a coloro che incontrerai, che Gesù è vivo,
che Gesù ti ha chiamato per nome, che Gesù ha trasformato la tua vita, che Gesù ha il potere nei cieli e sulla terra di fare cose grandi e prodigiose. Apriamo così le nostre mani e da questa settimana, da questo inizio, gli diciamo grazie Gesù, grazie perché da oggi io ti voglio seguire. Ancora oggi decido nel mio cuore di accoglierti come mio maestro. Signore, grazie perché mi chiami per nome. Grazie perché sei con me al mio fianco e non mi abbandoni mai. Donami la forza di non piangere, la forza di credere e di vederti nella mia vita, nelle persone che tu mandi davanti a me. E a te, Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Carissimi amici, ecco lo slogan di oggi. Annuncia che Gesù è vivo. Diventa anche tu uno strumento forte, potente, efficace nelle mani di Dio, perché apri la tua bocca e annunci la sua parola. E come avete visto, abbiamo raggiunto in questo canale i 30.000 iscritti. In questa bellissima occasione vi chiediamo di dare la vostra testimonianza. Entrate nel nostro sito, ci sarà una pagina dove scrivere una recensione, ma soprattutto scrivere i frutti che la parola di Dio, che il Vangelo, ascoltato ogni giorno, ha prodotto nella vostra vita. Le persone hanno bisogno di sentire la tua testimonianza, così come Maria di Magdala l'ha data ai discepoli. Grazie per avermi accolto. Ci vediamo domani. Ciao!